Ciao ragazzi, buonasera a tutti, sono 9.35. Allora, in questo video andiamo a parlare di un anime che mi ha veramente affascinato, che lo volevo portare stesso il giorno dopo che me lo sono guardato, però il problema è che me ne sono dimenticato. Andiamo a parlare di Akame ga Kill. Aspetta un momento, faccio. Allora, torniamo a parlare. Allora, andiamo a parlare di Akame ga Kill, che è un anime molto molto bello, composto da 24 episodi, ovviamente sottotitolati. Si trova anche in manga. Andiamo a vedere nel dettaglio la trama, i personaggi e quant'altro. Ovviamente andiamo a vedere anche le news, ve le espongo io perché non le ho trovate in italiano, le ho trovate in inglese. Ovviamente poi si sa che Google traduttore, quando va a tradurre le pagine, le traduce una merda. Non sa mai, sbaglia con il maschio e mette la femmina. Vabbè, comunque andiamo a parlare di Akame ga Kill. Allora, tanto per incominciare, Akame ga Kill è un anime di tipo fantasy, dark horror. Inteso per horror, però di che tipo? Non è che ci sono jumpscare, no. È un anime horror per il semplice fatto che, secondo alcuni, si definisce anche horror quell'anime dove ci sono squartamenti, tagliamenti di teste, e altra roba che ha a che fare con poi suicidio, gente che scompare, la ritrovano però tagliata in due, per dirvi. Questa è l'idea di horror che ha vedere, che andate, se andate a vedere il sito di NIF Italia, che tratta roba di anime a livello di sottotitolati, ovviamente tratta di Akame ga Kill. Poi l'attacco dei giganti, Dragon Ball Super, Boruto, poi abbiamo più Rakudai Kishi no Cavalry e altri anime che comunque io vado a vedere sempre su quel sito, molto molto bello, e ha una svariata disposizione di anime dalla categoria per bambini fino alla categoria per adulti, anime ecchi, hentai e quant'altro. Vabbè, comunque andiamo a parlare dei personaggi. Allora, questo è Akame ga Kill, in giapponese si dice Akame ga Kill, questi sono i kanji con cui sono scritti, questo è il titolo in romaggi. Eccolo qua, copertina italiana, il primo volume dell'edizione italiana, raffigurate, eccolo qua, vedete? Azione dark fantasy, ma è anche horror se andate su NIF Italia. È un target shonen, cioè per noi bei ragazzi. La prima edizione è andata dal 20 marzo 2010 al 22 dicembre 2016. Tacche e Bon sono 15, completa, in edizione italiana sta appena a 12, se vedete, guardate, 12-15, altre due e finisce. Il manga si chiama Akame ga Kill Zero, insegnato da Takahiro e Keitoru, in Giappone Square Enix e Big Gangen in Italia. Poi c'è stato, no, ah, scusatemi, no, no, editore italiano Panini Comics e Planet Manga. Due volumi italiani per ora. Poi abbiamo, vabbè, questi sono, questa è la serie manga. 6 luglio, 14 dicembre 2014. Queste, vabbè, sono le reti. In Italia ovviamente ci sta soltanto sottotitolato su NIF Italia, perché sono altri siti che lo vedo in maniera differente. Vabbè, Akame ga Kill, come lo potete vedere, vuol dire Akame ga Kill, letteralmente in italiano vuol dire Akame squarta. Akame in pratica è un personaggio donna della copertina italiana. Vedete, dal 6 luglio al 14 dicembre 2014, ogni domenica verso mezzogiorno usciva. Eccolo qua, questa è la storia. Io pensavo che Akame, dato che questa ragazza qua fosse lei il personaggio principale, invece no, è Tatsumi. Questa è la trama, la storia incentrata su Tatsumi, un giovane paesano che viaggia per la capitale a scopo di guadagnare un po' di soldi per il suo villaggio. Tuttavia, dopo aver scoperto che nell'area di lago una forte corruzione, il ragazzo entra a far parte del gruppo degli assassini dei Night Raid per aiutarli a combattere l'impero e porre fine alla sua politica corrotta. Allora, in pratica, che succede? Da quello che ho visto io l'anime, ovviamente su NIF Italia è molto più dettagliato, questo è un accenno di quello che è la trama. Perché in realtà che succede? Questo ragazzo Tatsumi, sì, è vero che è un paesano, arriva alla capitale dell'impero, perché questo impero ovviamente è corrotto,
dove i più ricchi hanno il sopravvento sui più poveri. E le tasse poi non sono distribuite in maniera equa e sono del tutto ignoranti. Le tasse sono prive di intelligenza, tasse a cazzo. Questo che vuol dire? Che porta poi? Allora, questo ragazzo poi arriva al villaggio, si vuole arruolare nell'esercito per guadagnare soldi e portare i soldi al suo villaggio. Con lui ci sono altri due amici, un maschio e una femmina, non mi ricordo il nome, che partono al villaggio prima di lui. Arrivano al villaggio, Tatsumi arriva alla capitale e li cerca, ma non li trova. Dopo essersi arruolato nell'esercito, no, non è che si è arruolato, fa richiesta, però dato che le richieste sono volate, in maniera tutti quanti fanno richiesta di entrare nell'esercito per il semplice scopo che l'esercito pagano bene e sono esonerati dalle tasse. Ma il problema poi ci vuole anche la prestanza fisica, deve avere un tot di anni. Lui è un ragazzo adolescente, 15 anni, e si va a ruolare. Lui dice: ma io sono forte con la spada, ma a me non me ne frega, perché poi ci sta anche la graduatoria ad aspettare. Addirittura la gente si diceva che aspettasse 2 anni prima di essere ruolata, che poi aspettava 2 anni, me li prendeva per il culo. E non si arruolavano. Poi che succede? Dopo aver preso coscienza di non essere entrato nell'esercito, si fa avvicinare da una ragazza. Questa ragazza si chiama Leone, che fa parte dei Night Raid. Ovviamente Tatsumi verrà a sapere dopo. Che succede? Allora, i Night Raid sono formati da 6 persone, è un gruppo di 6 persone, però ne parleremo. Incontra questa ragazza. E allora iniziamo a parlare, però nel parlare si fa fregare i soldi da lei e Tatsumi dorme per strada. Dopodiché si fa raccogliere si fa accudire da una famiglia di ricchi. Però questi ricchi avevano una particolarità, che in pratica accudivano i poveri, ma li uccidevano. E Tatsumi lo viene a scoprire nel momento in cui incontra per la prima volta i Nightraid, perché in pratica che succede? I Nightraid uccidono tutta la famiglia di questa ragazza che ha accudito Tatsumi. Ora che succede? Tatsumi si va a rifugiare in una certa fabbrica o qualcosa del genere, poi un magazzino, insieme a questa ragazza. In questo magazzino, quando lo apre, vede tutti i corpi e incontra per la prima volta Akame, da cui prende il titolo il manga. E questa Akame non vuole uccidere Tatsumi, ma punta alla ragazza. Tatsumi si mette in mezzo e inizia a combatterla, ma non ce la fa ovviamente, perché comunque Tatsumi è impreparato a livello di battaglia. Sì, sarà forte, ma loro sono comunque gente che usufruisce, Night Raid, usufruiscono di un certo tipo di armamento, chiamateli armi reali. Vedete, queste armi reali conferiscono al proprio possessore, se hanno la compatibilità adatta, dei poteri. E Akame ha l'abilità dei morti, derivante dalla sua arma reale, per l'appunto, che è una katana. E comunque Akame, che succede? Nel momento in cui sta per sferrare un potente attacco contro la ragazza, si mette Tatsumi in mezzo e tramite quell'attacco Tatsumi viene sparato verso le porte del magazzino, che rompe. Dopodiché si sveglia, trova tutti questi corpi mutilati, ammazzati, sadici. E in più vede anche i suoi due amici con cui è partito. Tatsumi che fa poi? Prende la decisione di uccidere la ragazza, perché in pratica la ragazza era la più sadica di tutta la famiglia. Ora, e questa è la trama principale, spiegata molto più nel dettaglio. Ci sono i personaggi. Eccoli qua, questi sono i Nightraid. Questo è Leone, Tatsumi,
Akame, Mine, questa qua con i codini e il fucile, questa qua. Poi abbiamo Boss, il capo dei Nightreed e il capo dei rivoluzionari. Poi abbiamo Babei, questo si pronuncia, Ibai. Vabbè, comunque un nome strano a questo. Questo tizio con gli occhiali. Con gli occhiali in testa. Questo è il leone. Questa qua non mi ricordo come si chiama, questa qua. Questa in pratica la sua arma reale sono delle forbici. Vabbè, Tatsumi, il personaggio principale. È venuto e ve lo faccio leggere. Akame, Leone, Reune in giapponese. Mine, la ragazza con i codini. Ah, poi abbiamo Shell, eccolo qua. Lubok, Lubok forse è questo qua. Vedete, sta scritto qua, da sinistra verso destra, Mine in agenda, ah questa qua, boss in agenda, questa qua è in agenda, il boss dei Nightreed, il capo dei rivoluzionari. Agenda, Kame, Lubok, Shell, Leone, Ballet. Abbiamo Mine, Lubok, Ballet, agenda, Susanoo. Non è quello di Sasuke, sia chiaro. È un Teigu, in pratica i Teigu sono in italiano le armi reali, si chiamano Teigu le armi in giapponese. Le armi reali in giapponese vengono chiamate Teigu. Poi abbiamo Chelsea, scusami. I Gears in pratica sono sempre, ma come posso dire, dei Nightreed, diciamo così, ma non sono Nightreed, sono in pratica, sono lo stesso corpo formato dai Nightreed, tipo, sono tipo Nightreed, però combattono con l'impero, invece Nightreed combattono per i rivoluzionari, ed è formata da Esdeath, che è la più forte di tutti i Gears. Poi abbiamo Bulls, questo governa il fuoco, Wave, Kurome, sorella di Akame, eccola qua, sorella minore di Akame. Sorella minore di Akame, anche ella governa una katana che risuscita i morti. Poi abbiamo Ran, che ha lo stesso potere di Tatsumi, però in maniera più evoluta. Poi abbiamo Dottor Stylish, che è fissato lui, la pulizia e quant'altro. Abbiamo Sirius Ubiquitous, e beh, questo è un professore che ha il Teugu formato da ali. Poi ci sono le tre bestie, Daidara, Nayu e Liver. Ma sono state creati dal professore, che fa parte dei Gears. Ma comunque alla fine che succede? Tutti quanti muoiono e rimane viva solo Akame. Basta. Leone muore all'ultimo di tutto, viene sparato dal ministro, che quello è il nemico principale. Vabbè ragazzi, io spero che questa specie di recensione vi sia piaciuta. Io chiudo qua il video. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere sotto i commenti se volete altri anime che andiamo a vedere insieme. Andiamo a vedere la trama, i personaggi e quant'altro. Bene, io chiudo qua.